Buonasera. Dal punto di vista narrativo, drammaturgico, l'intuizione che è alla base di questo progetto è il fatto che il luogo dove un evento avviene diventa parte integrante dell'evento stesso. Non parlo soltanto di eventi musicali, parlo di qualunque evento dal vivo. In questo caso il luogo è Torino, è questo meraviglioso palazzo e il centro di Torino, in particolare Piazza Castello. Mentre parlo, la regia potrà cominciare a farci vedere i quattro sassofonisti dell'ensemble, del Saxensemble di Zurigo, che si sono distribuiti in punti diversi della piazza, di Piazza Castello, pronti a cominciare questa esecuzione. Allora, il luogo come elemento narrativo all'interno di un progetto. Dopodiché, un altro aspetto che per me, come autore, come compositore, è affascinante è il fatto che queste persone sono lontane l'uno dall'altro. Per me c'è un aspetto teatrale nel senso lato, cioè non riferito al teatro come edificio, ma come situazione, come attività. Teaomai significa, in greco significa osservare, significa vedere. E il fatto che queste persone lontane tra di loro possano essere collegate in qualche modo, e in un modo appunto teatrale, era naturalmente la prima sfida di questo strumento, mi piace chiamarlo così, che abbiamo costruito insieme agli amici, ai colleghi e ormai amici del centro di ricerca della RAI. Allora, un punto importante era che questo strumento dovesse permettere a persone lontane tra di loro di fare in modo che possano agire insieme. Ora, questa sincronia era gestuale, chiamiamola teatrale, ma per la musica ci vuole di più. La soglia di percezione necessaria per poter suonare insieme è di 3 centesimi di secondo. Se io ho due eventi che si susseguono per più di 3 centesimi di secondo, li percepisco come due eventi separati. Quindi lo strumento che abbiamo costruito doveva essere in grado di far sì che questa soglia di 3 centesimi di secondo fosse rispettata. Ed ecco la situazione musicale. E poi c'era un ulteriore passo da fare, e cioè la connessione sempre musicale tra questi attori itineranti in luoghi diversi del mondo, diciamo, e il luogo dove l'evento ha il suo centro, e in questo caso questa sala. Riccardo Balbinutti è il percussionista dell'ensemble Fieri, a cui tra poco lascerò il campo, e vi potrà dimostrare appunto questa ulteriore modalità di quello che amo chiamare uno strumento. Ho scelto volutamente dei pattern di tipo percussivo perché sono i più efficaci e anche più difficili da realizzare. Con dei suoni più morbidi il sincrono è molto più facile. Qui abbiamo una situazione di altissima precisione. E prima di lasciare il campo all'ensemble Fieri e a Marilena Solavagione, vorrei dire, come in parte è stato già detto prima, che qui secondo me stiamo assistendo a forse uno dei primi esempi di situazioni dove una ricerca tecnologica, uno sviluppo tecnologico ad altissimo livello diventa non soltanto al servizio della situazione artistica o teatrale come in parte si è già visto nel passato,
Ma attraverso le possibilità che questo strumento ci mette a disposizione, secondo me da adesso sarà possibile pensare in modo diverso a un evento dal vivo. Questo è il primo esempio, spero che da me e da altri autori ce ne saranno molti altri nel futuro, perché credo che quello che abbiamo in mano è una potenzialità straordinaria che può veramente permetterci di pensare diversamente a quello che può essere uno spettacolo dal vivo. Lascio il campo all'ensemble, a Marilena Salavagione, e vi auguro buona serata.
Viaggiatore entra in una città. Vede qualcuno in una piazza vivere una vita o un istante che avrebbero potuto essere suoi. Al posto di quell'uomo, ora avrebbe potuto esserci lui, se si fosse fermato nel tempo tanto tempo prima. Oppure se tanto tempo prima un crocevia, invece di prendere una strada, avesse preso quella opposta e dopo un lungo giro fosse venuto a trovarsi al posto di quell'uomo, in quella piazza. Ormai da quel suo passato, vero o ipotetico, lui è escluso. Non può fermarsi. Deve proseguire fino a un'altra città, dove lo aspetta un altro suo passato. Qualcosa che forse era stato un suo possibile futuro e ora è il presente di qualcun altro. I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. Thank you.
Si sa che i nomi dei luoghi cambiano tante volte quante sono le lingue forestiere e che ogni luogo può essere raggiunto da altri luoghi, per le strade e le rotte più diverse, da chi cavalca, carreggia, rema, vola. Viaggiando ci si accorge che le differenze si perdono. Ogni città va somigliando a tutte le città. I luoghi si scambiano forma, ordine, distanze. Un pulviscolo informe invade i continenti. Thank you.
il catalogo delle forme è sterminato. Finché ogni forma non avrà trovato la sua casa, nuove città continueranno a nascere. Dove le forme esauriscono le loro variazioni e si disfano, comincia la fine della città. Così dice qualcuno. Si conferma l'ipotesi che ogni luogo porta nella mente tante città diverse, tutte diverse fra loro, e che ogni uomo ne ha molte nella mente.
Tutto perché il viaggiatore potesse spiegare. O immaginare di spiegare. O essere immaginato spiegare. O riuscire finalmente a spiegare a se stesso che quello che lui cercava era sempre qualcosa davanti a sé. E anche se si trattava del passato, era un passato che cambiava man mano egli avanzava nel suo viaggio. Perché il passato del viaggiatore cambia rispetto all'itinerario compiuto. Non diciamo il passato prossimo, cui ogni giorno aggiunge un giorno. Ma è il passato più remoto. Arrivando ad ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d'avere, l'estranità di ciò che non sei più o non possiede più. T'aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti.